Alina è italiana al 100%. Mi chiamo Alina, ho 19 anni e vivo in Italia, sono una studentessa. Ho appena finito il liceo, ho preso la maturità e adesso dovrei cominciare a pensare al mio futuro. Eppure questa persona, che è italiana, rischia appunto di diventare clandestina da un giorno all'altro. Dipende tutto ovviamente dalla possibilità di poter rinnovare il mio permesso di soggiorno o trovando un lavoro con un contratto a tempo indeterminato che mi permette di rinnovarlo, oppure comunque con un'iscrizione all'università. Se la ragazza può iscriversi all'università, ha tutti gli appoggi previsti dalla legge, no? Anche le facilitazioni, eccetera. Ma se non si può permettere in questo momento, lei o la famiglia, di pagare le tasse dell'università, non lo potrà fare, questo è il problema. Se non riesco né a iscrivermi né a trovare questo lavoro, secondo la legge dovrei tornare al paese. È cresciuta qui, è andata a scuola qui, parla la lingua italiana, sa scrivere e leggere come un'italiana, i suoi amici sono italiani o comunque persone che vivono in Italia. In che modo non è italiana, Alina? Perché un contratto a tempo determinato? Perché altrimenti non mi arriva il permesso di soggiorno in tempo, oppure mi potrebbe già arrivare scaduto se magari è di 6 mesi, me lo danno per un lavoro per 6 mesi, mi danno il permesso di soggiorno quando i 6 mesi già sono passati e il permesso è già scaduto, quindi dovrei trovare un lavoro a tempo indeterminato che mi dà comunque la possibilità di avere un permesso di soggiorno anche diciamo di 2 anni, anche se mi arriva dopo comunque. Un anno di permesso, cioè di validità c'è. Un lavoro più o meno stabile, cioè a tempo indeterminato o a tempo molto lungo. Non deve essere un lavoretto così, che però nello stesso tempo è garantito come durata nel tempo. Non so se mi spiego, è contraddittorio, è un ossimoro questo. E la legge dice che cittadino italiano diventa a 18 anni chi è nato qui. Tutti gli altri, anche come me che sono cresciuti qua, devono fare come un adulto, nel senso che devi pagare i contributi, aver pagato i contributi per 5 anni, a quel punto con 10 anni alle spalle di residenza regolare ti danno la cittadinanza, altrimenti niente. Rischia di diventare automaticamente clandestina, rischia di essere arrestata, portata a un centro di identificazione e poi di espulsione. Io lo chiamerei di deportazione. Sì. Cioè, come se mo prendono una persona e la mandano via da casa sua, è uguale. Tu sei originaria del Camerun. Non torni nel tuo paese d'origine da quanti anni? Da quando sono nata. Qual è il tuo titolo di studio adesso? Scienze sociali. Il tuo diploma è equiparato nel tuo paese d'origine? No. Dovresti quindi continuare a studiare? Sì. Quanti anni sai? Dipende dall'indirizzo che prendo, comunque sono sui 5 anni. Avresti appoggi lì in Camerun? No, non ho appoggi, anche perché non è che c'è, che li conosco, mi dicono sì, c'è stata tua nonna, ma io mia nonna non ho mai vista. Cioè, lei mi può aver visto quando io ero piccola, ma io a lei non ho mai vista. Cioè, anche se diciamo, può sembrare una stupidaggine, venisse a prendermi all'aeroporto, io che ne so che quella è mia nonna, a meno che non c'ha un cartellone con scritto siamo qui, non lo so. Sono mai andata, vabbè, i miei familiari sono sempre tornati lì a Natale, magari, io no. Quindi non sapresti neanche come muoverti? No. E la lingua? La lingua, io parlo il francese, perché comunque giù siamo francofoni, però cioè lì ci sono i vari dialetti, io quelli non li so parlare. Anche perché mio padre e mia madre erano di 2 parti diverse e mio padre era dalla parte inglese e mia madre dalla parte francese, però dalla parte inglese si parla anche il francese, quindi tra loro due si capivano, non è neanche che parlano lo stesso dialetto, quindi non hanno neanche voluto insegnarmi. Mio padre venne in Italia perché sentiva sempre parlare di questa Italia, è venuto in vacanza, gli è piaciuto e siamo tornati tutti qua a vivere. E praticamente ha sempre fatto molti lavori e poi ha trovato la stabilità in un ristorante, lavora in un ristorante a Via Veneto e quindi insomma mangiamo molto bene a casa con un po' con famiglia. Tuo padre è preoccupato per questa storia? Certo, molto preoccupato, infatti cerca anche tra le sue varie conoscenze di magari riuscire a farmi andare all'università con delle agevolazioni, però
dipende da tante cose, anche perché devi vedere quanto ti fanno pagare, oppure da trovare un lavoro a tempo indeterminato, che ora anche per colpa della crisi è molto difficile anche per un italiano stesso, figurati per uno straniero. Quando tu hai conosciuto anche la cultura dell'altro, arrivi a conoscere te stesso e a stimare di più ancora la propria cultura, perché dici, vedi, la mia tra le altre sta molto bene, ha una identità, ma questo non significa che l'identità degli altri non sia da rispettare. Perché non c'è una legge che tuteli chi come me è cresciuto in Italia da poter o rimanere con determinate tutele o cautele, o comunque la possibilità di avere un permesso di soggiorno regolare o comunque la cittadinanza. Io voglio rimanere in Italia, visto che questa è casa mia, tutti i miei amici, tutti i miei familiari, io ho tutto qua. Tornare al mio paese dove non conosco nessuno sarebbe proprio un'ingiustizia. Okay.